Udienza preliminare questa mattina al Tribunale di Pesaro per l'omicidio di Pierpaolo Panzieri avvenuto il 20 febbraio 2023 in via Gavelli a Pesaro. L'imputato Michael Alessandrini, giudicato parzialmente incapace di intendere e volere, ha ucciso secondo la procura con premeditazione e crudeltà e per futili motivi. La difesa, composta dagli avvocati Asole e Taormina, punta sull'incompatibilità tra seminfermità mentale e premeditazione. Deve fare il punto su una questione che abbiamo noi sollevato, e cioè che, le tre contestazioni relative alle aggravanti, e cioè la premeditazione, i futili motivi e la crudeltà, sono circostanze le quali non trovano riscontri negli atti processuali e soprattutto nella perizia disposta dal giudice delle indagini preliminari. Per cui si deve pronunciare sulla possibilità che esistano o non esistano gli elementi per la contestazione, e se non esistono noi abbiamo fatto istanza di giudizio abbreviato, che naturalmente, laddove si affermasse che non esistono, potrebbe essere svolto il processo col giudizio abbreviato. Sostengono il contrario gli avvocati di parte civile Biancofiore e Anselmo, che riferiscono della lucidità di Alessandrini compatibile con la premeditazione, testimoniata dalla fuga verso un itinerario ben preciso subito dopo il delitto. La mamma di Pierpaolo Panzieri, all'uscita del tribunale, ha chiesto l'ergastolo per Alessandrini. Il trentenne pesarese oggi non era presente in aula. Perché io voglio giustizia per mio figlio, ucciso con 23 coltellate a tradimento. Punto. Per me non c'è più niente da dire. Vi ringrazio che continuate a tenere alto la memoria di mio figlio e continuare a chiedere giustizia per mio figlio, perché è quello che merita, perché mio figlio era una bravissima persona ed è morto per invidia e gelosia. Punto. E io voglio l'ergastolo pieno.